noi siamo davanti a azioni, diciamo, differenti. Da un lato c'è l'ONU, che ha un inviato speciale, Bernardino León, ma soprattutto c'è un lavoro che si sta facendo presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, di cui l'Italia è protagonista nel senso di proponente, ma non essendo in Consiglio di Sicurezza può avvalersi però dei 4 stati europei che attualmente sono in Consiglio di Sicurezza, 2 permanenti, Francia e Inghilterra, e 2 invece temporanei, che sono Spagna e Lituania, per far sì che si arrivi ad una risoluzione dell'ONU per quello che riguarda l'intervento militare deciso dall'Unione Europea nella riunione del 18.